Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere l'aggiornamento su SRP, Stickman Ragdoll Playground. Allora, per iniziare, dobbiamo vedere le due funzioni, animare e armi. Allora, prima di tutto vi spiego animare. Trascina qualsiasi oggetto per registrare il suo movimento. Toccate un oggetto, lo trascinate e fa il suo movimento continuamente. Per disattivarlo, cliccate sullo stesso oggetto. Un attimo. Ok. Poi nient'altro. E poi abbiamo armi. Allora, su armi. Allora, tasto di incendio quando sparate il fucile sulla punta del fucile, quando emette il fuoco, cioè la sua grandezza dello sparo. Poi c'è l'inesattezza, che non so cosa sia. Il rinculo dipende quando i proiettili può sparare, quella quantità di proiettili che può sparare a singolo colpo. La differenza, non so cosa sia, push force dalla spinta al proiettile, appunto, si chiama push force, quella forza che dà il colpo. Poi rilascio il guscio, basta che cliccate su conchiglie. C'è il sound shell e usa il suono. Allora, prima di tutto vi faccio una dimostrazione su un'arma esplosiva. Trama dell'arma. Ok, no, screenshot no. Allora, mettiamo un bazooka. Allora, posizioniamo le mani. Una mano qua, una mano qua. Va bene. Dove spara il proiettile? Poi c'è il guscio che rilascia. Il guscio lo mettiamo qui. Poi texture del proiettile. Io sono il raser. Mettiamo il proiettile. Shell texture, direi sempre la stessa. Ok. Il suono mi pare che non lo so come funziona per mettergli il suono. Poi c'è esplode, sentiero, la scia del proiettile, il sentiero sarebbe. Produrre, vediamo. Sì, all'inizio lo spawna grande, poi vi faccio vedere gli aggiornamenti sul sito web ufficiale di questo gioco. Allora, tutto, diminuiamo la sua grandezza. Oh, la quantità di proiettili. Ok, è un bazooka impossibile nella vita reale. Al per correggerlo direi di diminuire la quantità di proiettili. Il rinculo, non so. Sperimento il rinculo. Che cavolo sarà? Va bene. Allora, io non so come farlo dritto. Io direi di dare una prova su questo, sì.
Ritardato, veloce. Rimbalzare no, sono non esplode. Push force al massimo. Proviamo zero. Alla velocità di push force. Allora, zero è totalmente inutile. Lunghezza del sentiero. Ma no, così lento, così sembra un razzo strano. Allora, io direi di aver ritardato per farvi vedere questa fisica del gioco che io ancora non ho capito. Rilascio il guscio. Potete fare anche delle granate. Basta solamente una mano, poi o potete farle tutte e due, non so. Allora, per farla dritta, non so come fare. Tu sulla punta direttamente, vediamo com'è. Non capisco perché è così lenta. Guardate la differenza. Questo ha sparato tanti proiettili, però dico. Guardate. Guardate questo. Non spara molto preciso, cioè lo stick me lo si può suicidare se arriva un missile di ritorno in faccia. Quindi differenza. Allora, ok, siccome quando sbatteva gli lasciavo un missile. Ok, per farla dritta così. Quindi guardo di nuovo l'impostazione per essere sicuro. Differenza 0. Ok, per farla dritta, cioè lungo la distanza richiesta. Se noi diminuissero la lunghezza del sentiero, come dovrebbe essere? Vedremo. Poi è troppo lenta. Così non va bene. Cioè, pare che. Allora dominiamo un altro po'. Quindi bazooka. Allora, io salvo il progresso di questa arma. Peccato della sua. Potete farvi anche dei cannoni. Perché questa nuova funzione. Ok, allora per farla veloce, vediamo, veloce, automatico,
Proviamo questo automatico. Quindi non scordatevi questi. Mettete differenza 0, differenza sarebbe. Come ve lo posso dire? Allora, la differenza serve a cambiare direzione. La differenza della direzione del proiettile. Tasso di incendio. Allora, il rinculo. Vorrei provare al massimo. Se dà la potenza di fuoco. No, assolutamente. Come al solito. Qualche una ventina di bazooka. Allora, differenza. Inesattezza. Proviamo questa inesattezza. Se dà la potenza di fuoco. Non so perché la velocità è così slow mode. Allora. Differenza 0 per fare la dritta. Lunghezza del sendiero. È tutto al massimo, non capisco dove. Per farla. Pixel per metro. 200, 500. Ok. Ah? Che cosa? No! Ho capito perché. Allora, il proiettile. Ok. Allora, schiena lo mettiamo qua. Mano anteriore. Ok, no. Perfetto. Qua il guscio, allora. Non scordatevi mai queste modifiche, nemmeno io me le scorderò per. Allora, l'esattezza è la potenza di fuoco, quindi quando ho capito. Ah, mannaggia. La dimensione. Allora, ora vi spiego la dimensione dell'arma. Congelare. Ok. Cosa potete fare? Un cecchino, una pistola, quello che volete. Allora, quello che ho capito. Allora, inesattezza sarebbe. Allora, forse non ho capito questo. Allora, inesattezza sarebbe. Del proiettile, la velocità, il rinculo, la velocità dei proiettili a colpo, la quantità dei proiettili a colpo, la differenza della direzione del proiettile, ma consiglio solo per i shotgun. Push force, lunghezza del sentiero al massimo. Allora, provo così visto che è veloce. Allora, io diminuisco il tempo.
Il video sta per fine perché è durato 15 minuti, quindi un po' troppo. Allora, no, è veloce anche così. C'è un handicarro, eh. Ho capito perché. Allora, la lunghezza è al riverso, cioè che invece di arrivare in basso va in alto. Quindi per farlo non so, ancora sono. Ok, poi l'ultima. Innanzitutto mi salvo quest'arma, che è fatta bene. Io lo scrivo così, bazooka, guardando. Mannaggia. Bazooka F. Allora andiamo su armi. Allora, per la dimensione dell'arma dovete andare su questa barra dove c'è scritto 500. Io vi consiglio 400, 450 o 500, sono le corrette misure. Allora, facciamo salvo. No, aspetta, un tilt weapon. Salva. Carico. Ok, questi sono i fallimenti fatti. Ok, allora per uscire devo cliccare qui. Allora, poi c'è un'altra arma da farvi vedere. Trama dell'arma è uno shotgun. Ah, che spara due colpi. Texture proiettile. Allora. Fuoco. Ma allora schiena. Mano anteriore. Il cuscino sembra qui. Vabbè, sembra lo stesso proiettile, si sa. Ok. Allora, quantità di proiettili mettiamo? 2. Differenza. Sì. Push force di meno. Lunghezza del sentiero. Rinculo 4,48, dai. Tasso di incendio di meno, inesattezza. Produrre. Allora, prima di tutto sperimento. Allora, c'è il controllo. Ah, non vedo qui perché è coperto. Un attimo che rientro. No, sembra lo stesso discorso. Allora, prima di tutto vorrei provare la distanza. Oh, dimentico che è esplosivo. Allora.
Di troppo differenza, allora. La sua armi. Allora. Ah, benino, però la grandezza del proiettile è un po' esagerato. Allora, quindi non c'è altro da farvi vedere, quindi da quanto ho capito, alcuni, la differenza sarebbe la mira del proiettile, la distanza dritto o storto, dipende come la vorresti l'arma. Quindi ragazzi, grazie per la visione. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto, avete semplificato qualche cosa, non so, se avete qualcosa in più da dirmi qua sotto nei commenti, io cercherò di migliorare un po' sulla creazione delle armi. Quindi ragazzi, finisce qui il video e ci vediamo al prossimo video.